Buonasera, grazie di essere intervenuti questo pomeriggio qui a Lucca, alla Casermetta. Io sono Paolo Lazzarini, l'autore del Palio, che sarà tra poco reso noto qui dietro le mie spalle. Io dipingo di solito città toscane, in particolare Lucca, è uno dei miei temi preferiti. Sono nativo di Pietrasanta e ho studiato all'Accademia delle Arti, al Liceo Artistico di Carrara e ho mostre in parecchie città italiane e all'estero. Niente, e ora passo il microfono alla mia amica, presidente del Centro Arti Visive Comune di Pietrasanta, che dirà qualcosa su di me, Liliana Ciaccio. Buonasera a tutti, e per me è un grande onore presentare Paolo. È la seconda volta che lo presento e l'ho presentato quest'anno in occasione della sua terza personale a Pietrasanta, perché Paolo espone tutti gli anni nel mese di giugno al campanile di Pietrasanta. E noi ci si conosce da pochissimo tempo, però sono rimasta praticamente colpita e affascinata dai suoi dipinti. Mi sono ritrovata per caso all'inaugurazione della sua seconda mostra e sono stata catturata da questi colori che mi hanno praticamente rapito letteralmente. Poi ho acquistato dei suoi dipinti perché la pittura di Paolo così colorata, come dico io, stellata, dove sono presenti sempre le costellazioni o i tramonti, la luna, questi colori così vivaci che ci trasmettono in un mondo praticamente fantastico. Oggi noi siamo abituati a vedere televisione, cinema, si parla in giro di guerre. Quasi sempre siamo proiettati alla negatività e invece Paolo praticamente come dire, ci trasporta in un mondo fantastico. E come ha detto lui, è di Pietrasanta e quindi per me che rappresento una parte di Pietrasanta, la parte artistica e culturale, essendo la presidentessa del Centro Arti Visive, è un grande onore. Paolo è figlio d'arte, il suo babbo era un mosaicista e pittore, la sua sorella è una pittrice. Paolo, come ha detto, ha studiato liceo artistico a Carrara e all'Accademia delle Belle Arti e da subito ha partecipato a vari concorsi nazionali e poi internazionali. Ha vinto numerosi premi sin dagli anni 70 e 80, quindi lui ha iniziato a esporre. E poi ultimamente ha avuto la fortuna di incontrare un signore cinese che, come me, è rimasto folgorato dalla sua pittura. E poi tramite una casa vitivinicola del Chianti che esporta vino in Cina, Paola addirittura disegna delle etichette per dei vini che vedete comunque qui esposte. E poi diciamo che come tutti gli artisti, lui la sua arte è la sua, le sue idee sono le sue, però riesce anche a catturare le idee di qualcuno, comunque la voglia che ha qualcuno di donare qualcosa a un caro, o come in questo caso per il Palio. L'ha fatto anche per me, ha creato un dipinto per un evento della fondazione che ha avuto grandissimo successo, ha fatto anche le etichette per le bottiglie di vino. E le abbiamo fatte in serie numerate e quindi insomma hanno tutte un valore. Lui di solito le autografa tutte, quindi diciamo che si dà da fare. E Grazie. anche qui, se volete, potete vedere ci sono delle stampe che sono tutte in serie numerate, quindi è anche del Palio. Niente, il Palio io l'ho visto in anteprima, è bellissimo secondo me. Poi io sono un amante del Palio, anche se il mio palio è il palio di Siena, perché ho vissuto tanti anni a Siena e quindi per me vedere questo drappo è stato un po' ritorno anche a Siena. Cosa dire di più di Paolo? Che riesce a colpire tutti e quest'anno per la personale di Pietrasanta è venuta anche Francesca Fabri Fellini, che è la nipote del regista Federico Fellini, che ha parlato benissimo di lui. Giustamente ha detto un po' quello che ho detto io, che ha suscitato in me. Sarebbe bellissimo vedere le camerette dei nostri bimbi
abbellite proprio dai dipinti di Paolo, perché ci trasmettono serenità e gioia di vivere. Questo è per me l'arte di Paolo Lazzarini.